stagione che si preannuncia parecchio svegliata dal punto di vista della produzione, e quando c'è tanta produzione bisogna sempre stare molto attenti ai prezzi, oltre che ai tempi di pagamento che sono sempre lunghissimi. Questa sarà la prima stagione in cui avremo una legge nuova che abbiamo cercato per anni e che finalmente è arrivata, che è il decreto legislativo sulle pratiche commerciali sleali. Qui serve che non solo le imprese piccole, ovviamente, ma anche tutte le OP che hanno a cuore davvero la frutticoltura e la sopravvivenza e il futuro delle singole imprese piccole, facciano squadra con noi, perché se c'è qualche realtà della grande distribuzione, che c'è, che anche quest'anno riprenderà il solito atteggiamento, no, che ci porta ad avere una frutta pagata ben al di sotto dei costi di produzione, oggi lo strumento c'è ed è dovere morale di tutti quello di porre l'attenzione su chi non rispetta queste regole. Noi, come Coldiretti, abbiamo la possibilità di denunciare, lasciando in sicurezza tutte le persone che ci portano le segnalazioni, siano queste OP, siano queste imprese più piccole, di metterle in sicurezza e di farci carico noi di segnalare alla repressione frode che l'organismo che Elena Chiorino, con cui insomma c'è un ottimo rapporto perché ascolta e soprattutto dopo aver ascoltato agisce così. Avendo una delega di lavoro nell'agricoltura, non è il nostro strumento principale, però noi puntiamo molto su quello che tu insomma vorrai e dovrai fare per fare un ragionamento, diciamo, che parte dalla situazione di questo momento, dove in estate adesso c'è la riunione che sarà, diciamo, il 12 di maggio in prefettura, e noi speriamo che quello sia già un momento in cui riusciamo ad avere, diciamo, delle informazioni sullo sblocco, perché ormai è un problema che abbiamo tutti, quindi insomma speriamo che quella sia già una riunione in cui ci siano degli impegni, soprattutto delle notizie positive per lo sblocco, perché di questo stiamo parlando. Però anche con questo percorso che dobbiamo fare insieme, sia sui voucher, sia sulla decontribuzione, può essere un percorso che io insomma spero si possa costruire insieme a partire da Regione Piemonte, a partire anche dal partito che rappresenti, può essere sicuramente uno stimolo rispetto alla necessità che l'agricoltura ha fatto un passaggio centrale. Tutti questi strumenti che apparentemente sembrano delle cose chiettate, in realtà sono tutti fondamentali perché sono funzionali a far sì che il nostro made in Italy abbia uno spazio di futuro nel mondo. Ora, noi siamo passati da una fase in cui qualcuno si faceva una lettura, molto spesso anche nell'università, si faceva una lettura molto miope dell'agricoltura, no? L'agricoltura oggi vale il 3-4% del PIL, occupa solo il 2% delle persone, ad una lettura invece di quella corretta, ed era, e cioè che l'agroalimentare italiano, che non ci sarebbe senza l'agricoltura, perché nessuno potrebbe vantare l'eccellenza del Made in Italy se comprasse prodotti da fuori e lavorasse di qualità. Che non ci sarebbe la montagna, non ci sarebbe la qualità, non ci sarebbe neanche il rapporto, la storia, la tradizione, l'eccellenza del Made in Italy. Questa cosa vale 270 miliardi l'anno. Se noi la uniamo a tutta quella che è la gastronomia, il turismo legato alla gastronomia, andiamo a oltre 500 miliardi l'anno. Cioè, oltre la metà del PIL di questo paese è legato al fatto che nelle nostre campagne di salute si possa la raccolta e la gestione dei frutteti. Ecco, se tutti avessero chiaro questo, come lo hai chiaro tu, allora probabilmente capiremmo che anche la cosa che apparentemente non è centrale, invece lo diventa. Lo diventa perché senza decreto flussi non raccolgo, lo diventa perché se non ho un'alternativa al voucher vero non gestisco la raccolta fino in fondo e non la gestisco in serenità e in legalità, perché quando lavorano con le persone, se non ho la decontribuzione, non ho il mio paese competitivo con il resto d'Europa. Ora, siccome l'Europa è un passaggio molto importante, anche che hai fatto tu, noi tendiamo ad accodarci sempre quando c'è, no, il danno per noi. Guardate anche in questa situazione di guerra, no? L'Europa stabilisce delle sanzioni, io sarei curioso di vedere quanti paesi stanno applicando tutte le sanzioni che hanno.
ti assicuro che non è così dal basso, perché le macchine tedesche continuano a entrare in Russia, perché tante cose continuano a girare, noi invece ligi alla regola, e non commento, dico solo noi ligi alla regola le rispettiamo noi. Poi però noi la frutta non la possiamo trattare, penso ad esempio alle pere che si stanno riducendo sempre di più, perché non sono competitive, no, perché non sono competitive, perché gli spagnoli li possono trattare con conservante, noi no. Allora noi non è che chiediamo di usare il conservante perché ci piace, noi diciamo che se il conservante fa male, noi siamo i primi a non usarlo, gli spagnoli non lo devono utilizzare, perché altrimenti vuol dire che fa male solo per qualcuno. Questo non funziona, questo è sempre un pezzo dell'Europa, e anche questo ha a che vedere con la legge. Noi possiamo pensare che la gente rinunci a fare la conservazione, magari sulle pere perché c'è il problema della conservazione, e la grande istituzione dice, ma mai quelle spagnole sono belle. E le tue invece non durano così tanto, perché non sei capace, no, semplicemente perché io rispetto delle regole e gli spagnoli sono le deroghe. Noi abbiamo le regole, gli spagnoli usano le deroghe sulle pere, le vesche non vanno perché non c'è freddo, e invece da alcuni paesi arrivano, magari apriamo la Nord Africa, ma sempre Europa. Allora, se vogliamo essere europeisti, lo dobbiamo essere fino in fondo, sia quando va bene, sia quando va male. Devo dire che Saluzzo è un, direi, un luogo simbolo di quello che appunto stiamo trattando come tema, che è particolarmente simbolo, che poi riguarda l'ambito. Negli anni passati, anche grazie al supporto del consigliere Paolo Di Marchi, che spiegava anche, no, le varie dinamiche, insomma, abbiamo provato anche come regione a individuare quelli che erano gli strumenti che avremmo potuto mettere a disposizione, da una piattaforma di, non so, domanda offerta ai prezzi che allora sui territori verdi che servivano anche nell'ambito del lockdown. Quindi su tutti questi ambiti abbiamo potuto dire le mani che insieme all'assessore Fatta, delega più stretta competenza appunto sull'agricoltura, abbiamo sempre cercato di fare lavoro di squadra. Io, perdonatemi, faccio una piccola riflessione, che avendo io anche l'assessorato all'istruzione, tutti gli anni mi ritorna, ed è sempre che tutti gli anni noi scopriamo che in primavera abbiamo bisogno della qualità, e tutti gli anni sempre che noi scopriamo che inizia la scuola, da una parte ci mandano i lavoratori per raccogliere quella frutta, dagli altri non bisogna che in ottobre abbiamo mai. Non mi sembra che possa essere così difficile lavorare ad un'organizzazione tale che consenta di avere effettivamente le persone che servono a noi. E per avere, tra l'altro, quello che è la dignità effettiva di un settore quale quello agricolo, che soltanto di export significa per l'Italia 52 miliardi circa, correggetemi se sbaglio il dato, io penso che non sia soltanto una questione, perdonatemi, di decreto flussi, meritato o non meritato, che è già gravissimo, non dovrebbe esistere, è stato nella mia prima battuta, ma penso che l'agricoltura oggi come oggi avrebbe bisogno di un decreto flussi dedicato allo specifico. Questo è quello che dovrebbe esserci.